Egregio Presidente Marsilio, è iniziato il 2019 e la speranza che ci ha accompagnato fino ad oggi comincia a trasformarsi pian piano in desolazione, abbandono e rassegnazione. Le centinaia di famiglie fuori casa, ormai da 26 mesi, nutrono questo tipo di sentimento e non esiste alcun segnale che possa far riaccendere la luce nei loro occhi. Inizia così la lettera aperta al nuovo governatore della regione Abruzzo da parte degli inquilini delle case popolari di Collatterrato a Teramo, sfollati da quasi 3 anni. La richiesta è quella di non applicare lo spoil system ai vertici dell'ATER per non perdere altro tempo nell'avvio della ricostruzione. Si è insediato questo nuovo commissario, praticamente che, con il quale siamo riusciti a intrattenere dei rapporti di formale correttezza, cioè massima trasparenza e massima collaborazione, e ci siamo resi conto praticamente che la ricostruzione ovviamente è indipendente dalle semplici responsabilità di un commissario ATER, ma vanno ben al di sopra. E quindi praticamente questa polemica incredibile che c'è stata, come se noi stessimo ad esempio a difendere questa poltrona o quest'altra poltrona, ovviamente a noi non ci interessa. Ma voi cosa temete? Noi temiamo come quello che succede ogni volta, ad esempio quando Errani diede le dimissioni a livello di commissario nazionale, arriva un altro commissario, oppure quando lo stesso commissario di Teramo è arrivato, è chiaro che si perde quantomeno altri mesi di tempo, perché anche se arriva un altro commissario disponibile come il dottor Salini, perché non è che ne arriverebbe un altro peggio, non è che stiamo dicendo questo, però al massimo arriverà un'altra persona altrettanto disponibile. Quindi voi chiedete continuità. Diciamo praticamente che si andrebbe semplicemente a perdere tempo, perché un nuovo commissario dovrebbe prima prendere visione di tutte le procedure, di come stanno le cose, di come non stanno, rendersi conto di quello che succede all'ATER, eccetera, eccetera, avremmo perso altri 6 mesi. La lettera degli sfollati ATER di Teramo al governatore Marsilio si conclude con un appello accorato. Sinceramente, siamo stanchi di soffrire.